essere strumento di misericordia, e questa è la principale missione della Chiesa per portare agli uomini la propria esperienza della bontà, della tenerezza e del perdono di Dio. Francesco, incontrando in udienza nella Sala Clementina in Vaticano i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, sottolinea come l'annuncio del Vangelo sia un evento salvifico, capace di dare senso alla vita personale e sociale. La Chiesa, alla luce di questo, è un popolo chiamato a sperimentare che in Cristo sono possibili l'amore e l'unità, anche in un'epoca come la nostra. In cui si affaccia con forza una cultura nuova, frutto della tecnologia che, mentre affascina per le conquiste che offre, rende ugualmente evidenti la mancanza di vero rapporto interpersonale e interesse per l'altro. Un interesse che è anche una chiamata a valorizzare l'apporto che singoli popoli e culture possono offrire al cammino del popolo di Dio. Anche perché, sottolinea Francesco, poche realtà come la Chiesa possono vantare una conoscenza delle persone, dei popoli e delle diverse culture tale da poter valorizzare il patrimonio culturale, morale e religioso di intere generazioni.